Buonasera, bentrovati con Zona Napoli Futsal. Non ci siamo visti per un paio di settimane perché c'è stato l'impegno della nazionale italiana, quindi con la sosta del campionato di Serie A, con le quattro amichevoli contro il Marocco e una con la Serbia, erano quattro amichevoli con la nazionale sperimentale. E poi il Napoli ha slittato la sua gara di campionato con le Così di Genzano per l'impegno dei nazionali del Napoli nella Coppa America con gli argentini, i paraguayani, che tra l'altro si sono anche sfidati nella semifinale. Purtroppo poi alla fine nessuno ha trionfato perché ha vinto il Brasile. Paraguayani e argentini che sono arrivati poi nella giornata di lunedì per affrontare la gara di campionato posticipata a martedì, il big match con le Così di Genzano. Nel frattempo il Napoli, vi ricordiamo che ha vinto la gara precedente in casa con il Ciampino, si era giocata poi tutta la giornata di Serie A. Il Napoli ha giocato con le Così, ha pareggiato nel big match. Sfortunatamente il pari di padroni di casa è arrivato a 12 secondi dalla fine e dunque il Napoli è riuscito nell'impresa di battere la terza forza del campionato per consolidare il suo secondo posto, ma comunque ha mantenuto l'imbattibilità fuori casa e ha continuato la striscia positiva di risultati dopo sei vittorie, è arrivato il pareggio. In collegamento con noi, come sempre, c'è il responsabile ufficio stampa addetto stampa del Napoli, Achille Strombetta. Ciao Achille. Ciao Fabio, buonasera a tutti. E allora, partiamo dai risultati dell'ultima giornata con l'aiuto della grafica, quindi ci vediamo il quadro completo con la Sandro Abate che ha battuto l'Active 4-3, Meta Catania 1-1 contro la Came, Eli 84 6-1 con l'Olimpia Verona, Ciampino 3, Felli Eboli 5, Fortitudo Pomezia 2, Ital Service Pesaro 1. La vittoria della capolista Olympus Roma, dopo che era stata sconfitta proprio dalle Cositi in casa 1-7 sul campo del Cosenza, il pareggio, come detto, dai Cositi e Napoli, e poi l'altro posticipo che si è giocato mercoledì, quindi praticamente ieri, tra Sala Consilina e Savia Testamato, è finito 2-2 per una classifica che vede l'Olympus Roma allungare perché ha 46 punti e quindi allunga proprio sul Napoli, che invece mantiene la seconda piazza a 37, le Cositi Genzano a 36, come vedete, dietro rallenta la Meta Catania a 33, torna a vincere l'84 a 33, poi grande duello nella zona playoff, Sandro Abate 31 a 29 punti, tre squadre, Felli Eboli, Pesaro e Came, però ancora in corsa ovviamente, ancora ci sono il Sala Consilina a 27, Pomezia a 25, lo stesso Active a 23, più indietro per la zona playout salvezza, il Pirossigeno Cosenza e il Ciampino stesso punteggio, il Mantova che spera ancora ovviamente di raggiungere il playout in questa corsa difficile, soprattutto penso sul Ciampino visto le difficoltà del club che ha rinunciato a tanti giocatori, a 7 punti l'Olimpia Verona chiude a un punto, questa è la classifica di Serie A. E allora facciamo una cosa, come sempre ci andiamo a rivedere gli highlights della sfida di martedì tra e Cositi Napoli e Cositi Genzano, scusa, e Napoli Futsal. Buonasera dalla Pala Cesaroni, 19ª giornata nel massimo campionato nazionale. Torna a giocare in casa le Così di Genzano che quest'oggi in una sfida d'alta quota ospita il Napoli Futsal. Parte il match con il primo possesso da parte del Napoli. Va via il numero 9, palla per Canal che avanza, torna da Borruto, legge bene Pina, riparte di Oliveira, palla per Fusari, corre il numero 7, duella con Canal, calcia Fusari, bello buono col piede. Va da Fusari, carica il destro, in buca per Bissoni che lotta, poi calcia Bissoni sul fondo. Lotta barra, lo Cicerò. Carica il destro, respinge, bello buono con i pugni. Bello buono. Lancio per il numero 17, arrivato dalla Roma in questa sessione di mercato. Va via Colletta, Pina, calcia col mancino, la palla passa! E buca Mammarella per il vantaggio del Napoli al 17esimo con Colletta. La palla è passata tra Mammarella e il palo. Ancora De Oliveira, Bissoni, Pina, Fusari. De Oliveira si gira, va via De Oliveira! Julio De Oliveira! Si presenta così, con un gol bellissimo. Il pareggio delle Cositi. Salas. Va via Duarte col mancino. Non ci arriva di un nulla De Luca. Si ripartirà, come abbiamo detto, dall'1 a 1. Arriva il fischio, riparte il match. Rimesse Cositi. Pina.
Calcia col mancino, palo! Forse l'ha anche toccata, bello buono. E così ti ad un passo dal 2-1 con Gabriel Pina. De Oliveira, rimontato sempre da Salas, che poi sterza e allarga per Canal, che salta Bissoni, va via il numero 11, un 2 contro 1, c'è Perugino, il mancino di Nando! Perugino che fa 1-2, transizione perfetta del Napoli con il gol di Perugino. Avanza Canal fermato da De Oliveira, che cerca e trova Bissoni, attende l'arrivo di Fusari, in buca per De Oliveira, spalle alla porta, Pina, Bissoni col mancino, bello buono, poi Pina male sul fondo. Ercolesi, Canal di prima, Borruto, colpo di testa di Pina, De Oliveira, spazio, la sterzata, calcia col mancino, palo, il secondo. Ci ha provato ancora Julio De Oliveira. Pina riparte, sovrapposizione di Barra servito. Canal ci mette una pezza, riparte Salas, largo Perugino. Accelera Salas che va via, ancora per Perugino che va col destro. Palla sull'esterno della rete. Lo Cicero. Si accentra, calcia col destro, bello buono. Grande esposta. Bissoni la mette fuori Borruto, riparte De Luca, largo da Salas, uno contro uno con Fusari, aspetta l'arrivo di Duarte che calcia col destro, palla alta. Lo Cicero, possesso prolungato delle Cosite alla ricerca di spazi, tanto Barra sfugge via, Duarte, Barra traversa, terzo montante in questa ripresa per le Cositi dopo i due pali iniziali. Deve indietreggiare, serve Luisinho che torna splendidamente da Barra, che lascia Lo Cicero, bello buono, evita il 2-2. Fusari, va via il numero 7, bello buono, si rifugia in calcio d'angolo. Lo Cicero, Luisinho, Lo Cicero, Luisinho, carica il mancino, bello buono, ancora lui, la mette in corner, palla per De Oliveira, per Pina, ora De Oliveira, Lo Cicero, Luisinho, De Oliveira, Pina, la palla è per Lo Cicero, Ciccio Lo Cicero, il pareggio delle Cositi a 12 secondi dalla fine. Arriva il 2-2! Arriva la settima rete in campionato per Lo Cicero! Finisce qui una partita straordinaria tra i Cositi Genzano e Napoli! È 2-2! Eccoci tornati, abbiamo visto le immagini di Cositi Napoli, una partita difficile ovviamente contro una grande squadra, le Cositi, lo abbiamo detto più volte, è una delle squadre che si è rinforzata di più nel mercato di riparazione, così anche come il Napoli, è arrivato un signor giocatore, un signor più come De Oliveira, è arrivato Pina dal Ciampino e non solo, anche le Cositi si è privato di qualche pedina, però è indubbio che ha alzato l'asticella con questi arrivi. C'è da dire, Achille, no, che le Cositi mancavano giocatori importanti, mancava Fantesele, mancava lo stesso Romano, il Napoli ha dovuto rinunciare a Mancuso e soprattutto il Napoli ha schierato dei giocatori che praticamente non si sono mai allenati in questa settimana per il discorso della Coppa America, e il Napoli che comunque ha avuto qualche difficoltà nella ripresa, anche se ha creato, magari le immagini evidenziano ovviamente i legni presi dal Genzano, però il Napoli comunque è stato propositivo lì davanti, poi è normale che si soffra, alla fine il gol arriva a 12 secondi alla fine, un po' rispolverando i fantasmi del passato, no? Con le reti che il Napoli ha preso sempre negli ultimi secondi, peccato perché a volte un pizzico di fortuna il Napoli poteva portare a casa tre punti davvero preziosi. Sì, considerando l'avvicinamento del Napoli alla partita, gli azzurri hanno comunque fatto una grandissima partita, che ovviamente lascia tanto rammarico perché una volta che si è in vantaggio 2-1, perdere a 12 secondi alla fine fa male, ma alla fine il pareggio, diciamo, da sportivi è risultato più giusto, perché alla fine è stata una partita decisa da episodi, la grande giocata di Colletta nel primo tempo,
il gran gol di Oliveira che sancisce l'1-1 e poi la grande giocata di Canal che serve Perugino che poi sigla la rete del momentaneo 2-1. Peccato ovviamente per il pareggio, ma è un Napoli che raggiunge il sesto risultato utile consecutivo, ma soprattutto rimane imbattuto fuori casa. È una squadra che ha subito soltanto 4 gol nelle ultime 6 giornate e ne ha fatti addirittura 26, quindi a testimonianza di come la squadra sia in crescita e partita dopo partita sta acquisendo sempre più quell'unione di gruppo, di gioco e di forza mentale e fisica che Colini, diciamo, ha sempre cercato di trasmettere sui giocatori. Eh sì, è così proprio, il Napoli che comunque ha sicuramente ritrovato il suo DNA, no? In questa parte di stagione, poi è indubbio che la squadra non ha sempre qualche difficoltà dal punto di vista dell'organico, parliamoci chiaro, cioè il Napoli praticamente quando è iniziato il campionato tra mezze rivoluzioni ci sono stati nel mercato, giocatori che non sono mai al top, Mancuso che pure sta avendo lui parecchi problemi fisici, in questo momento è lui il giocatore che è fuori per un piccolo problema muscolare, c'è stata la settimana scorsa, si spera di recuperarlo nel derby con la Sandra Abate, lo stesso Di Simone che è qualche settimana che non sta giocando e non è a disposizione. Diciamo che il Napoli ha trovato soprattutto la quadra nella fase difensiva, dove è cresciuto notevolmente Bellobuono, che magari invece era stato più in difficoltà nella prima parte di stagione. Però questo è il campionato di Serie A, lo conosciamo e lo dice da sempre anche Colini, che proprio questa mattina abbiamo sentito in conferenza stampa. Ha parlato un po' della partita con Genzano ancora e poi ha detto due o tre cose interessanti anche per la sfida contro la Sandra Abate. Sentiamo. Conferenza stampa vigilia della sfida con la Sandra Abate. Siamo con mister Fulvio Colini. Buonasera, mister. Mister, reduci da un pareggio contro le Cositi, una grande prestazione del Napoli. Peccato per il risultato maturato a 12 secondi dalla fine. Era un Napoli che comunque aveva recuperato tutti gli effettivi praticamente nell'ultimo giorno di allenamento, con i giocatori tornati dall'impegno in Coppa America. Però resta questa imbattibilità in trasferta e comunque un percorso straordinario in quest'ultima parte di stagione. Sì, diciamo, è stata una partita molto difficile perché, a prescindere che tutte e due le squadre erano in condizioni non ottimali, loro con due o tre assenze importanti e noi con i giocatori che sono arrivati la sera prima dopo un tour de force di 6 partite consecutive, un viaggio intercontinentale. Detto questo, la partita è stata per me equilibrata perché è vero che loro hanno avuto un predominio. Con dei tiri in più e con il possesso di palla in più, però è anche vero che è noi che stiamo in vantaggio tutta la partita, quindi e con un vantaggio di 1 punto in classifica. Quindi alla fine credo che il pareggio sia giusto. Il rammarico è che a 12 secondi dalla fine potevamo non commettere un paio di errori che ci sono costate la vittoria. È ovvio che in questo momento, come più volte hai detto, in questa stagione, diventa ogni partita fondamentale. Quindi siamo nel momento clou dove bisogna provare a fare quanti più punti possibile. Ogni partita è difficile, ogni squadra lotta per qualcosa. C'è il derby con la Sandra Abate. Qui è come quando ci sono i 5.000 metri e ci sono le ultime due curve dove bisogna sgomitare per arrivare nella dirittura d'arrivo dritta con un vantaggio anche posizionale. Quindi accelerare all'inizio del girone di ritorno è sempre un buon consiglio per tutte le squadre. Noi stiamo cercando di farlo e si sgomiterà ancora per un po' per acquisire le posizioni, no, convenienti per ciascuno e noi cercheremo di tenere quello che ci siamo prefissi all'inizio, cioè una delle prime 3 posizioni, visto che la prima comunque già bella che è andata, vista la serie impressionante di vittorie dell'andata dell'Olympus, e la lotta per il secondo, terzo posto e per tenere lontano il quarto sarà quella che ci impegnerà di più da adesso alla fine di marzo. Per varie ragioni non sei mai riuscito ad avere comunque il tuo Napoli al completo, no? In questo campionato. Però quello che ti chiedo è se in questo momento è il Napoli che immaginavi, in ogni caso dal punto di vista del gioco, o devi chiedere ancora qualcosa in più ai ragazzi. Sì, no, dobbiamo fare uno scattino in più nella fase di non possesso e uno scattino in più in quella di possesso, unitamente al recupero di tutte le componenti dei giocatori, perché ci stanno un paio di lungo degenze, un medio lungo degenze, come De Simone e Mancuso, e poi di un pochino togliere un po' di fatica, sia per chi ha fatto il tour de force in Sud America, sia per gli altri che hanno fatto un richiamo di preparazione in sette qui nel periodo di sosta.
Sandro Abate è una squadra che sul mercato ha preso due giocatori del Napoli, è una squadra che in casa ha sempre fatto bene, magari in trasferta qualche difficoltà l'ha avuta, però è sempre un derby e ovviamente è una di quelle squadre che può lottare tranquillamente per un posto ai playoff. Sì, sì, loro lottano per entrare come nei playoff, è un avversario come un altro, noi non guardiamo nemmeno geograficamente l'appartenenza dei nostri avversari, io non l'ho mai fatto, è una partita molto difficile perché loro sono una squadra un pochino diversa dalle altre, ad un paio di caratteristiche diverse, ben marcate, e su quelle bisognerà stare attenti e preparare la partita. Eccoci qua, abbiamo sentito allora Colini con le sue parole Achille, quindi molto, molto decise, una Sandro Abate che arriva qui nel derby, ricordiamo la gara di andata è finita 1-1, uno dei tre pareggi giusto del Napoli in trasferta mi sembra quest'anno e quindi sicuramente è un derby, ovviamente Colini ci mancherebbe, fa bene a considerare il mister questa una partita come le altre, però è un derby sentito, c'è grande rivalità e soprattutto ci sono tanti ex, no, Achille, perché poi si va a sfidare l'allenatore che col Napoli ha conquistato 2 anni fa tre anni fa la promozione in Serie A e con la vittoria della Coppa Italia di Serie A2, e poi ci sono gli ex freschi, no? Quindi perché il Napoli sappiamo che aveva puntato su alcuni giocatori importanti, ovviamente Arilo che è cresciuto con la società, poi è stata fatta una scelta per volontà del giocatore che ha chiesto di andare via e è andato in terra irpina, così come Galletto che ha raggiunto Arilo alla Sandro Abate, e sono due giocatori ovviamente importanti come tutta la rosa della Sandro Abate, che poi è una squadra che in questo momento ha la difficoltà magari del portiere, senza non a togliere a Raffaele che sta giocando Vitiello, però è mancato per molte settimane Parisi, tra l'altro mi sembra che abbia festeggiato una laurea in questi giorni, quindi auguri a lui, però è indubbio che la Sandro Abate è una squadra rognosa, fastidiosa, molto ostica. Sì, sarà sicuramente una gara complicata, oltre che per l'aspetto tecnico ovviamente anche è una gara che ha un carico emotivo molto elevato, quindi oltre il campo il Napoli dovrà essere bravo anche mentalmente a non farsi trascinare dagli eventi, ma rimanere comunque in partita contro una Sandro Abate che occupa la sesta posizione in classifica a 6 lunghezze dal Napoli. È una squadra, come hai detto tu, rognosa, cattiva, con tanta qualità, da Arillo, Galletto, Wilde, passando per Guia, Avellino, Ugherani, comunque giocatori davvero importanti. Tuttavia la Sandro Abate diciamo non ha mai vinto un big match contro le prime 10 della classifica, e questo può essere un vantaggio per il Napoli ovviamente, anche se un derby è sempre un derby, quindi sarà quasi una gara a parte rispetto alle altre del campionato. Eh sì, assolutamente, c'è grande rivalità e quindi il Napoli deve tenere alta l'attenzione, deve provare a continuare quanto di buono ha fatto in questo percorso ultimo di campionato, dove sta facendo davvero bene sia in casa che in trasferta, perché sappiamo tutti com'è andata nel giro d'andata davanti al pubblico amico. Sentiamo anche che cosa ha detto Salas in conferenza stampa, reduce da una solita grande prestazione, ovviamente il trascinatore del Napoli. Conferenza stampa vigilia della sfida tra Napoli e Sandro Abate, reduci dalla grande prestazione contro le Così di Genzano. Siamo con Salas, buonasera. Ciao Fa, buonasera a tutti. È stata una partita complicata, spettacolare, contro una grandissima squadra, quella delle Cositi, però peccato per quel gol preso a 12 secondi alla fine, ma il Napoli continua a mantenere l'imbattibilità in trasferta, a tenere a distanza proprio le Cositi, è un punto comunque prezioso. Sì, sì, è stata una gara bellissima, no? Complicata, come sappiamo tutti, così è una grande squadra. Dopo neanche un giorno di riposo, no? Io, Borruto e i compagni che hanno lavorato qua duro, ce la siamo giocati e a 12 secondi ci è sfuggita la vittoria. Ecco, hai detto tu bene, Napoli che non si è allenato al completo perché siete stati impegnati voi nella Coppa America, c'è stata anche questa grande sfida tra di voi, compagni di squadra in semifinale, peccato che poi nessuno ha potuto brindare alla fine, però si torna con la testa al campionato, adesso arriva la Sandro Abate, è un derby e un Napoli che vuole continuare comunque la striscia positiva anche davanti ai suoi tifosi. Sì, sì, come hai detto te, no? È un derby, giochiamo in casa, cercheremo di lavorare duro questi giorni per arrivare a sabato e poter lasciare i 3 punti a casa, che è quello che ci importa. Ormai questo campionato sembra che, a parte l'Olympus,
dietro abbia delineato una lotta grandissima, no? Per il secondo posto c'è ancora speranza per arrivare al primo, però ogni partita adesso diventa decisiva. Sì, sì, già cominciando da sabato, no? Ogni partita diventa decisiva per il secondo posto, però noi lotteremo anche per arrivare al primo posto, quindi non lasceremo niente né in casa né anche fuori e andremo a cercare il primo posto. Sei uno di quelli che ovviamente col pubblico si gasa tantissimo, ti abbiamo visto spesso incitare i tifosi, ecco il tuo appello proprio a venire sabato ad Aversa. Sì, sì, io sono un giocatore, no, che carica dentro e fuori campo, quindi aspettiamo i tifosi di Napoli sabato che riempiono il palazzetto. Queste le parole di Salas in conferenza stampa, ovviamente la carica di un giocatore che è un vero e proprio trascinatore. Salas che crede, giustamente, fa bene a farlo, ancora la lotta per il primo posto, anche se è difficilissimo. Credo Achille che per quanto riguarda questo, faccia bene Colini a pensare soprattutto a difendere le prime quattro posizioni, no? Che poi sono fondamentali, soprattutto in chiave playoff per quanto riguarda la prima gara, quella dei quarti di finale, che ti consente di disputare l'eventuale bella davanti al pubblico amico. Poi sappiamo, perché poi abbiamo visto anche come è andata l'anno scorso, che forse dalle semifinali in poi tutto può accadere, quindi magari anche giocare 2-3 fuori casa, come è successo alla Felli, poi può ribaltare il risultato, la qualificazione. Però è indubbio che le prime quattro posizioni sono fondamentali per difendere, però tra qualche settimana, tra l'altro, mi sembra ci sarà proprio l'Impus Napoli, quindi quella ci dirà qualcosa in più proprio in chiave primo posto. Se il Napoli dovesse riuscire a fare risultati importanti ovviamente in queste prossime partite e arrivare a quella sfida, che ne so, magari a meno 6, potrebbe tutto cambiare, no? La speranza di un passo, mezzo passo falso dell'Olympus e di ovviamente un ruolino positivo di marcio del Napoli. Sì, ma arrivati a questo punto della stagione ogni gara è veramente decisiva, ma come ha detto Colini, il Napoli deve puntare ad arrivare tra le prime quattro e poi ovviamente, se c'è l'opportunità di insidiare il primo posto dell'Olympus Roma, certamente i partenopei non si tireranno indietro, ma ovviamente il Napoli deve pensare partita dopo partita e mantenere saldamente la seconda posizione per poi eventualmente, in caso di opportunità, cercare di arrivare primi, che sicuramente è un vantaggio in più nei playoff, ma come abbiamo visto l'anno scorso, poi non del tutto così impattante poi sulle due gare che si andranno a giocare ed eventuale gara 3 dei playoff. Perfetto, allora facciamo la parentesi classica sul settore giovanile, perché questa trasmissione ovviamente si occupa di tutto il mondo Napoli Futsal. Achille, quindi vediamo insieme con l'aiuto della grafica anche i risultati dell'ultima giornata, li leggo insieme a te. Con la sconfitta nel big match per quanto riguarda l'Under 19 con il Dalia, che è bestia nera del Napoli, il Dalia ha eliminato anche in Coppa Italia, Napoli che perde la leadership, ma resta, ci mancherebbe, un percorso straordinario per i ragazzi di Cipollini fino adesso, un gruppo completamente nuovo, l'Under 17 regionale che ha battuto 3-1 il Napoli Calcetto, poi l'Under 17 provinciale che ha vinto 8-7 col Saviano e poi 0-0, quindi risultato da calcio quasi, dell'Under 15 tra Marcianise e Futsal Academy e Napoli Futsal Academy. Sono due scuole calcio 5 di assoluto rispetto, perché Marcianise e Futsal Academy già lo fa da un po' di tempo, e il Napoli da quest'anno, ma pure anche negli anni passati, ha allargato notevolmente gli orizzonti sul settore giovanile, quindi fondando una vera e propria Academy importante. A proposito di questo, dell'Academy, se riesco a farlo vedere dal video, eccolo qua, se facciamo vedere dal touch, se lo riesco a allargare, no, eccolo qua, forse ce la faccio, eccolo qua, possiamo farlo vedere dal touch in questo momento, stiamo vedendo le immagini di questi straordinari bimbi, perché le telecamere, no le telecamere, questo è fatto col cellulare, perché siamo stati con i ragazzi, con la mascotte Pinuccio, con Di Luca, c'era Canal, Capitan Perugino, bello buono, con Nicola Ferri, con Vincenzo Di Mauro, siamo stati in questa scuola splendida al circo didattico, leggo insieme a voi, Stefanile di Aversa,
che ringraziamo per la splendida accoglienza, e quindi tante foto, tanti giochi con i bimbi, e questa è una delle iniziative. Soprattutto guardate che bellezza la mascotte con Pinuccio che si è divertito con i bambini. È una delle tante iniziative che continueremo a fare con le scuole di Aversa. Anche nelle prossime settimane saremo lì a fare tanti regali, a fare tante foto, a fare tanti giochi con i bambini, no? Quindi questo ci fa piacere raccontarlo, Achille, perché poi questo è l'obiettivo del Napoli, quello di diffondere il messaggio anche tra i più piccoli, e quindi di essere presenti nelle scuole del territorio. Qui è un'iniziativa anche insieme a Union Gas e Luce, quindi ci fa piacere sottolinearlo, Achille. Sì, oltre all'aspetto calcistico delle giovanili, ovviamente il Napoli è impegnato anche nel sociale con tante attività per promuovere e il Napoli Futsal e il calcio al 5, ma soprattutto far crescere le nuove leve sia dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano, come prossimi e migliori cittadini del mondo. Ricordiamo che anche 2-3 settimane prima il Napoli è stato impegnato con Agora, che è un'associazione che opera proprio in Campania, riguardo la dispersione invece scolastica dei bambini nel quartiere di Secondigliano, alla presenza anche dell'assessore allo sport Emanuela Ferrante. Quindi è un Napoli che opera sul territorio a 360 gradi, e dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista umano. Assolutamente. Allora vediamo anche i prossimi impegni, no, del settore giovanile, sempre con l'aiuto della grafica. Eccoli qua, quindi le partite sono per l'Under 19 proprio Sandro Abate Napoli Futsal, ovviamente in questo caso si giocherà ad Avellino per l'Under 19, l'Under 17 regionale Napoli Futsal contro Futsal quarto, Under 17 provinciale Sant'Agnello Napoli Futsal, Under 15 Napoli Futsal contro Arci Scampia. Io vi ricordo ovviamente che sul sito del Napoli, quindi attraverso la nostra pagina web ufficiale, trovate tutte le informazioni anche sul Napoli Futsal, e quindi anche tutte le classifiche collegate per sapere le informazioni anche degli altri campionati, con le foto, gli articoli, il prossimo incontro, insomma tutto quello che c'è da sapere sul mondo del Napoli Futsal. Guardiamo anche la prossima giornata di Serie A con il quadro completo, come sempre, della giornata. Saranno queste le sfide: 20ª giornata, Pesaro contro Meta Catania, Active Network contro Ciampino. Ricordiamo che l'Active sarà l'avversario del Napoli in Coppa Italia, si giocherà tra due martedì, se non mi sbaglio, perché poi c'è prima la sfida col Sala Consilino o prima la sfida con l'Active, non ricordo, no, più. Prima la sfida con l'Active il 20 febbraio. Ah, prima con l'Active, sì, hai ragione. Con l'Active il 20 febbraio e poi il 27 col Sala Consilina, e ci sarà il turno infrasettimanale. Poi Olympus Roma contro Sala Consilina, Savia Testa Mantova contro Ecosì di Genzano, Verona contro Cosenza, Came L84, il derby Napoli Sandro Abate, Fellievoli contro Pomezia. E quindi ricordiamo anche il cartello per l'impegno in primo piano del derby. Tra l'altro dobbiamo ricordare anche che questa sfida, proprio per il turno posticipato con le cositi a martedì, non si gioca nel tradizionale giorno e orario del venerdì alle 20:30, ma sabato. Dunque tutti al Pala Jacazzi di Aversa sabato alle 20:30 con Achille. Ricordaci le modalità per acquistare il biglietto per chi volesse partecipare a questa sfida, quali sono? Sì, diciamo che per questa gara ci sono delle piccole variazioni dettate ovviamente dall'ordine pubblico. I biglietti sono acquistabili esclusivamente al palazzetto a partire dalle ore 17, invece per il settore orto i biglietti saranno acquistabili esclusivamente ad Avellino. Ovviamente under 14 e over 60 entreranno sempre gratuitamente, e il costo di biglietti invece per gli altri è di soli 5 euro. Perfetto, perfetto così. Allora, questo è quello che c'era da sapere. Ovviamente vi abbiamo raccontato ancora una pagina importante di questo percorso del Napoli Futsal in questo campionato. Vi ricordo che chi non potesse venire al campo, c'è sempre la diretta su Futsal TV gratuitamente, con username e password per seguire attraverso il portale dove si trasmettono tutte le gare della Serie A di Futsal, anche questa sfida tra Napoli Futsal e Sandro Abate. Grazie ad Achille. Ciao Fabio, grazie a te, buona serata a tutti. Perfetto, ci vediamo la prossima settimana sempre qui, il giovedì o il venerdì, ovviamente a seconda della giornata che poi disputa il campionato il Napoli, sul Calcio Napoli 24 con la zona Napoli Futsal. Ciao.